Vorrei aver avuto i suoi consigli. Così il principe William, 20 anni dopo la scomparsa della mamma Lady Diana, si racconta nelle vesti di marito e padre. Così il principe William, 20 anni dopo la scomparsa della mamma Lady Diana, si racconta nelle vesti di marito e padre. Mi sarebbe piaciuto che avesse conosciuto Catherine e che avesse visto crescere i nostri figli. Mi rende davvero triste il fatto che non la conosceranno mai, confida il duca di Cambridge. Diana Spencer se n'è andata in un incidente stradale del 1997, quando lui era solo un bambino. Oggi chi è papà dei piccoli George, 4 anni, e Charlotte, 2, e compagno felice di Kate Middleton, sposata nel 2011 in quello che è stato definito il matrimonio del secolo, ne sente forte la mancanza. Un dolore che resta, quello del duca. Anche se adesso sta meglio di prima. Riesco a parlare di lei più apertamente, prosegue, a parlare di lei più onestamente, riesco a ricordarla meglio e a parlare pubblicamente di lei al meglio. Mi ci sono voluti 20 anni per arrivarci. Proprio per questo l'impegno con l'associazione gli sta molto a cuore. Sono rimasto scioccato da quante persone vivano nella paura in silenzio a causa della loro malattia mentale. Non lo capisco, abbattere il tabù è il nostro fine ultimo. Non si va da nessuna parte, finché non sarà fatto. Le persone non possono accedere ai servizi di aiuto psicologico, finché non avranno minor vergogna. Perché quello della salute mentale e del disagio è ancora un tabù. Nonostante siano nel 21° secolo. Ma che papà è William? Premuroso ma non opprimente, come lasciano intendere le sue parole. Non potrei mai fare il mio lavoro senza la stabilità di una famiglia alle spalle e vorrei che i miei figli crescessero senza restrizioni e non solo tra le mura del palazzo. Se sarà molto dura, combatterò perché loro abbiano una vita il più possibile.